Vi siete mai chiesti a chi appartiene l'Antartide? Ve lo spoilerò subito. L'Antartide è un continente senza una specifica appartenenza statale, ma ciò non significa che sia privo di interesse per alcuni paesi. Sono sette le nazioni che rivendicano parte di questo territorio ghiacciato: l'Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda e Regno Unito, ognuna con motivazioni diverse. Ad esempio, il Cile afferma che la penisola antartica estende la catena delle Ande, mentre Norvegia e Regno Unito si basano sulle loro scoperte e sbarchi iniziali. Non tutte le aree del continente antartico sono oggetto di rivendicazioni territoriali. Una parte occidentale rimane ancora libera, ma l'interesse potrebbe crescere dato che attività di ricerca britanniche e americane sono in corso e i russi stanno riattivando una vecchia stazione sovietica, forse in previsione di una futura divisione del territorio. Queste dinamiche si evolvono lentamente, misurate in decenni piuttosto che in anni. Ma perché un video del genere su un canale giuridico? Beh, perché anche per quanto riguarda la proprietà dell'Antartide e le rivendicazioni su questo territorio, ci sono regole da rispettare e trattati che lo riguardano. Infatti, dovete sapere che le origini di queste rivendicazioni sono storiche, risalenti all'epoca delle grandi esplorazioni, quando piantare una bandiera significava rivendicare un territorio. In passato le rivendicazioni erano legate anche allo sfruttamento delle risorse marine, come le balene. Oggi, oltre al prestigio, queste rivendicazioni sono mantenute per influenzare il futuro sfruttamento delle risorse antartiche, come quelle minerarie, ittiche e idriche. Le rivendicazioni territoriali non sono attualmente operative. Negli anni 50 i paesi interessati decisero di metterle da parte temporaneamente, ma non di abbandonarle, come ribadito del resto nell'articolo 4 del Trattato Antartico del 50. Le ragioni di questa pausa erano principalmente legate ai costi e alle difficoltà operative nel territorio antartico e al desiderio di evitare ulteriori tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Il Trattato del 59 era un compromesso dettato dalle condizioni geopolitiche e tecnologiche dell'epoca, che potrebbe essere rinegoziato in futuro a causa dei cambiamenti in questi anni. Alcuni paesi come USA, Russia e Brasile si sono riservati il diritto di rivendicare parte dell'Antartide in futuro. Inoltre, alcuni paesi latinoamericani esiste una tradizione geopolitica in estensione verso sud dei confini nazionali per rivendicare parte dell'Antartide. I sette paesi mantengono vive le loro rivendicazioni in vari modi, ad esempio costruendo stazioni di ricerca, conducendo missioni scientifiche e mantenendo viva la memoria delle loro imprese passate, anche attraverso la nascita di bambini nelle loro strutture, come è avvenuto in Cile e in Argentina negli anni 70 e anche negli anni 80. La rivendicazione o rivendicazione in sospeso del Trattato Antartico, firmato il 1° dicembre del 59, hanno messo in pausa varie pretese territoriali nell'estremo sud del mondo. Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Australia hanno fatto valere i loro diritti sulla base di scoperte e occupazioni precedenti, mentre Argentina, Cile e Nuova Zelanda hanno sostenuto la loro vicinanza geografica. Tuttavia, Stati Uniti, Unione Sovietica, successivamente la Russia, nonostante avessero basi di ricerca permanenti, non hanno avanzato né riconosciuto rivendicazioni. Il trattato prevede che le attività siano limitate alla ricerca scientifica e pacifica, escludendo sfruttamenti economici, e proibisce nuove rivendicazioni. Inizialmente firmato da 11 paesi e poi esteso ad altri 32, con 29 di questi fra cui l'Italia, che hanno acquistato il diritto di voto agli incontri consultivi. La nuova frontiera cinese è emersa più recentemente. La Cina ha iniziato a mostrare un crescente interesse nell'Antartide dall'84, finanziando oltre 34 spedizioni, stabilendo 5 stazioni di ricerca. Dal 2013 ha identificato le regioni polari come nuove frontiere strategiche del paese. Molti si interrogano se gli investimenti cinesi, ufficialmente per scopi scientifici, nascondano anche la ricerca di minerali, dato che l'Antartide contiene importanti giacimenti. Anche il turismo nell'Antartide sta crescendo, in particolare tra i visitatori cinesi, secondi solo agli Stati Uniti.
Viaggi che includono attività come gite in kayak o sci stanno diventando sempre più popolari. Tuttavia, questo turismo non regolato è una preoccupazione, come evidenziato dal Financial Times. La pesca è un'altra sfida emergente in Antartide. L'ecosistema antartico è cruciale per la salute globale degli oceani, ma la pressione della pesca, specialmente da parte dei pescherecci asiatici, sta aumentando. Infine, le violazioni del Trattato Antartico sono un problema crescente. Nuove regole sono necessarie per l'uso dei droni e la protezione dei siti archeologici. Tuttavia, le violazioni del trattato, specialmente da parte di nazioni come la Cina, raramente vengono affrontate. La preoccupazione aumenta tra scienziati e diplomatici sulle capacità del sistema attuale di gestire queste nuove pressioni. Ad esempio, la recente creazione di una riserva marina in Antartide, la più grande del mondo, è stata limitata a 35 anni dalla Russia e dalla Cina, portando ad interrogativi su cosa accadrà.